tema di quest'oggi è il piacere. Il piacere può assumere molteplici forme, può essere il piacere di degustare un buon vino, il piacere della buona tavola, il piacere di una conversazione interessante con una persona che ha da raccontarci qualcosa che ci interessa proprio, che ci piace o che ci incuriosisce e ci ispira. Il piacere può assumere per l'appunto molteplici forme ed è interessante entrare in contatto con persone che ti propongono per esempio di uscire durante il weekend o di fare, condividere determinate esperienze mentre tu sei assorto, assorta nell'attività che preferisci svolgere. Può essere anche un hobby che tu ti riservi per il fine settimana dove ti esprimi completamente. Ed è interessante vedere come determinate persone, curiosando nella tua vita, non riescano proprio a concepire il fatto che tu possa provare piacere altrimenti, che tu possa divertirti come un folle, come un matto, lasciandoti assorbire dal tuo hobby, lasciandoti assorbire da un'attività creativa, lasciandoti assorbire dalla passione della tua vita, che non necessariamente coincide con il lavoro svolto dal lunedì al venerdì, o magari sì, o magari hai un progetto e stai lavorando su quello. Allora la mia domanda per provocare un po' e per ispirarti quest'oggi è: che cos'è che ti dà particolarmente piacere? Se vogliamo escludere, diciamo così, quelli che sono gli argomenti banalmente e normalmente associati alla parola piacere, cioè togliendo quello che già si sa, che è comunemente accolto come, tra virgolette, piacere, che cos'è che riempie di significato la tua vita? Che cos'è che ti dà piacere davvero? Che cos'è che potrebbe portarti a trascorrere un weekend decidendo di appartarti dal resto del mondo per sentirti realizzato in quello che fai? Perché questa cosa dà significato alla tua vita, la riempie, le dà valore e ti consente anche di dare, condividere valore con altre persone. Dimmi la tua, perché sono curiosa di sapere che cosa ti rende felice, che cosa ti dà piacere.